Le anticipazioni del segreto ci dicono che Ippolito finalmente, dopo tante ricerche, ritrova la sua Quintina nel paese di Murcia. Il padre del ragazzo, Pedro, viene a sapere che lo zio di Quintina è una persona violenta, quindi ha paura per il figlio e cerca di convincerlo a non pensare più alla ragazza. Anche Dolores è preoccupata per Ippolito e prega Maurizio di aiutarla a far cambiare idee al giovane. Maurizio alla fine però gli consiglierà di seguire i suoi sentimenti. Alla fine i due innamorati si incontrano e Ippolito chiederà alla giovane di fuggire insieme e convolare a nozze. Il ragazzo porterà Quintina in paese e questa, pian piano, si ambienterà facendosi apprezzare da tutti. I genitori di Ippolito non sono favorevoli al matrimonio del figlio con la ragazza, a causa del suo mestiere considerato da loro poco adatto ad una donna. Lo zio Rogelio, intanto, è venuto a sapere dove si trova la nipote e vuole riprendersela. Quintina è molto spaventata. Infatti, un giorno, come previsto, arriva lo zio della giovane e vuole riportarla a casa, ma Quintina resiste e viene trascinata con la forza. Pedro, che nel frattempo era diventato il sindaco del paese, interviene per difendere la ragazza e per tutta risposta viene malmenato da Rogelio. Lo stesso avverrà per Ippolito, e a questo punto interviene Maurizio che riceverà un vaso in testa che gli farà perdere i sensi. Rogelio sta per andarsene con la ragazza quando interviene Dolores che lo affronterà verbalmente. Rogelio si arrende e abbandona il campo. Finalmente Ippolito avrà la ragazza che ama e potrà sposarla. I genitori non sono molto contenti, ma per amore del figlio acconsentono. Anche i paesani di Puente e Viaio sono contenti di avere Quintina con loro.